Professoressa Zanetti, oggi a Bari per parlare di bambini e ragazzi plus dotati, spesso difficili da intercettare per capire che effettivamente hanno certe caratteristiche e per poi poterle sviluppare. Sì, certo, sono ancora una popolazione poco conosciuta, c'è ancora un sommerso, è un sommerso che però dobbiamo far emergere perché si stima essere tra il 5 e l'8% della popolazione, pertanto meno un bambino per classe noi l'abbiamo. Bambini che spesso però vivono questa loro condizione con fatica, con difficoltà e talvolta anche con delle valutazioni non consone al loro livello di sviluppo. Qual è la vostra idea per provare a capire quali sono i bambini che possono aver bisogno di appunto stimoli maggiori, un miglior rapporto con le scuole, programmi di screening anche con le istituzioni? Sicuramente una formazione docenti è fondamentale, vale a dire conoscere la tematica, perché è una tematica ancora, ahimè, poco conosciuta anche nella formazione degli insegnanti. Dall'altro lato sicuramente fare anche delle screening, delle valutazioni per individuare quelle potenzialità che potrebbero essere sicuramente da sviluppare per quel bambino, ma da sviluppare in tutte le classi, per cui il bambino lato potenziale dobbiamo considerare una risorsa per la classe, non un bambino che deve solo essere potenziato per se stesso, ma potenziato in una dimensione anche di sviluppo per gli altri. Sicuramente ci sono delle caratteristiche di anticipo su alcune tappe dello sviluppo, pertanto già una valutazione dello sviluppo nei primi anni di vita potrebbe essere dar conto di alcune accelerazioni. Accelerazioni che noi solitamente fino ai 6 anni cerchiamo di non valutare con delle certificazioni, proprio perché potrebbero essere anche dovute a stimolazioni ambientali e a caratteristiche personologiche dei bambini. Dal momento stesso però dell'inserimento nel contesto scolastico, soprattutto in scuola primaria, vediamo che questi bambini spesso scappano avanti nell'apprendimento, spesso però con un apprendimento non strategico, non costante, è un apprendimento subitaneo, arriva a loro la possibilità di processare, di arrivare a dar conto di alcune soluzioni. Allora la scuola cosa deve fare? Considerare questi non tanto come degli elementi, ma sì, tanto lui poi ce la farà, è già un fortunato. No, non sono bambini fortunati, perché sono bambini che se non vengono adeguatamente supportati possono anche andare incontro a situazioni di sottorendimento scolastico, di noia. Ecco, questo è un altro tratto importante. Questi bambini talvolta a scuola si annoiano o vengono considerati bambini oppositivi, bambini appunto che non stanno dentro nelle regole, perché spesso il loro modo di funzionare è già molto più avanti rispetto a quello degli altri. Servono istituti e classi particolari o devono essere le scuole in qualche modo che devono dare loro gli strumenti per poter evitare questa noia e anche l'isolamento che poi ne consegue? Assolutamente, devono stare dentro la classe, dentro i contesti. Certo, diciamo che c'è anche una normativa scolastica che ci consente anche di fare delle personalizzazioni degli apprendimenti. Oggi il tema della personalizzazione è centrale per la nostra scuola, significa proprio fare un tailoring sulle capacità del bambino. Questo non significa dar loro degli strumenti che compensano solo il loro bisogno di tipo cognitivo, ma bisogna anche lavorare su una dimensione relazionale, perché spesso questa è la dimensione che loro faticano molto di più a sviluppare. Pertanto i percorsi che devono essere fatti sono integrati all'interno della classe, utilizzando delle metodologie didattiche, quali quelle cooperative, quali quelle legate proprio al brainstorming, alla problematizzazione, consentendo a loro e agli altri bambini di poter crescere e accrescere il loro potenziale. Il rapporto con le istituzioni è fondamentale, stamattina ci sarà appunto anche il sottosegretario D'Onghia, l'idea è quella di cercare anche di istituzionalizzare questa pratica, perché chiaramente con un supporto pubblico sarebbe più semplice. Certo, sono bambini che sono dentro e è il loro diritto essere sostenuti al meglio nelle nostre istituzioni. Io dico sempre che bisogna avere uno sguardo di politica educativa che sostenga il potenziale di ciascuno, in ottica proprio di capacità che ciascuno
uno può sviluppare grazie a contesti che siano stimolanti, non iperstimolanti. Pertanto è importante che vengano messe in atto delle politiche educative che consentano innanzitutto ai docenti di poter avere una formazione specifica e dall'altro lato anche degli strumenti specifici per questi bambini, per tutta la classe, vale a dire utilizzare anche metodologie di apprendimento che siano molto più rispondenti al loro bisogno appunto di crescere.